Nel video precedente abbiamo parlato della metafase. Vediamo adesso l'anafase. Come puoi vedere in questa immagine, l'anafase è la penultima fase della mitosi. Si trova dopo la metafase, ma prima della telofase. Quindi, osservare un aspetto morfologico caratteristico dell'anafase ci fa capire che la mitosi sta volgendo al termine. Quindi ricordati che l'anafase è la penultima fase della mitosi ed è anche una delle ultime fasi, dopo la telofase. Quindi abbiamo qua confronto metafase e anafase. Ti ricordo che la metafase si caratterizza per tre elementi. Il fuso è completamente formato e invade la regione nucleare, i cromosomi sono completamente condensati, sono disposti qua sul piano equatoriale o piastra equatoriale e sono legati, come sempre, al cosiddetto microtubulo del cinetocore. Quindi in questa condizione troveremo questa disposizione, non è più presente il nucleo, non si vede più il nucleolo. Quello che succede nell'anafase, ed è l'unica differenza in linea generale, è che questi due cromatidi fratelli sono separati. Anche se qua trovi scritto cromatide fratello, questi vengono chiamati molto frequentemente non cromatidi fratelli, ma cromatidi figli. E questi non sono più i cromosomi duplicati, ma saranno i cromosomi figli, perché sono cromosomi unici, sono comunque sempre la copia l'uno dell'altro, però sono comunque separati ormai, quindi si parlerà di cromatidi figli o cromosomi figli. Quindi qual è l'inizio dell'anafase? L'anafase inizia quando i cromatidi fratelli, ognuno con il proprio cinetocore, si vede qua in nero, cominciano a separarsi dirigendosi verso i poli opposti del fuso. Quindi questa è la caratteristica principale dell'anafase ed è oltretutto anche l'inizio dell'anafase, la separazione dei cromatidi. Allora, quello che devi ricordare sull'anafase, così come per le altre fasi, è quello che succede al fuso mitotico, alla cromatina. In questo caso, come nella metafase, nucleo e nucleolo non ci sono e quindi non ci interessano. Quindi analizzeremo il fuso mitotico e la cromatina. Allora, per quanto riguarda il fuso, ti ricordo che il movimento dei cromatidi verso i due poli avviene grazie a due processi che sono indipendenti e sovrapposti. Grazie a questo tipo di processo, che interessa comunque il fuso, perché il movimento dei cromatidi è regolato dal fuso, quindi grazie a questo meccanismo l'anafase può essere suddivisa in anafase A e anafase B. Quindi nell'anafase A, questa è l'anafase A, quello che succede è l'accorciamento dei microtubuli del cinetocore, mentre nell'anafase B abbiamo l'allungamento dei microtubuli interpolari. Allora, per prima cosa ti ricordo che nel fuso ci sono tre sistemi microtubulari. Il primo è rappresentato da quelli dei cosiddetti microtubuli dell'Aster, poi troveremo i microtubuli del cinetocore e i microtubuli della cosiddetta porzione interpolare. I microtubuli dell'Aster si trovano nei poli del fuso e non interagiscono tra di loro. I microtubuli del cinetocore non interagiscono tra di loro, però si portano nella porzione, diciamo, a metà del fuso e si legano ai cinetocori dei cromosomi, mentre i microtubuli interpolari entrano a contatto tra di loro, sempre nella porzione, che si trova a metà del fuso. Allora, nell'anafase B puoi vedere che abbiamo l'accorciamento dei microtubuli del cinetocore, quindi vedi che questa distanza che c'è qua si riduce in questo modo, quindi i cromosomi si separano e i cromatidi vengono avvicinati ai poli della cellula, quindi ai poli del fuso. Nell'anafase B vedi che i microtubuli si allungano, i microtubuli interpolari sono più lunghi, quindi i due poli del fuso si allontanano di questa distanza in più rispetto alla precedente. Questi due meccanismi permetteranno la separazione sia dei cromosomi nei due cromosomi figli e inoltre permetteranno anche l'allontanamento di questi cromosomi verso i poli della cellula. Allora, per quanto riguarda l'anafase A, come abbiamo detto, i microtubuli del cinetocore si accorciano nel punto di contatto al cromosoma. Quindi qua hai i microtubuli del cinetocore legati al cinetocori corrispondenti, destra con destra, sinistra con sinistra, quindi i microtubuli del cinetocore si accorciano e tirano i due cromosomi. Vedi? Quindi il cromosoma duplicato si divide in due. Da una parte troveremo il cromatide, per esempio, di sinistra e dall'altra il cromatide di destra. Quindi questi cinetocori dei cromatidi di ciascun cromosoma vengono tirati, vedi come vengono tirati, verso i poli opposti della cellula, quindi verso i poli opposti del fuso. Come puoi vedere, quindi, i cosiddetti cromatidi fratelli si dividono.
quindi si dividono a formare due cromosomi figli che sono più uguali fra loro e si allontanano dal piano equatoriale. Puoi notare inoltre che i microtubuli interpolari, questi qua, sono completamente inalterati. Per quanto riguarda quindi i meccanismi che permettono lo spostamento dei cromosomi durante l'anafase, troveremo questi due meccanismi. Allora, prima di tutto, se tu guardi questa immagine, vedi tre parti. Il primo è il cinetocore, legato al cromosoma, il microtubulo del cinetocore, e poi ci sono queste proteine motrici. Allora, il primo meccanismo che permette la separazione dei cromosomi è la depolimerizzazione, come puoi vedere, del microtubulo del cinetocore. Vedi che il microtubulo del cinetocore si depolimerizza? Questo è molto importante perché noi possiamo utilizzare delle sostanze chimiche, come ad esempio la vinblastina e altre sostanze, che sono in grado di bloccare questo disassemblamento del fuso. Se io blocco il disassemblamento del fuso, blocco i cromosomi nella metafase. Quindi ricordati questo che è molto importante. Dopo questo meccanismo abbiamo un altro meccanismo che è l'azione della proteina motrice. In questo caso ci sono delle proteine che sono associate sia al cinetocore, quindi al cromosoma, attraverso il cinetocore, sono associate inoltre ai microtubuli, quindi queste proteine motrici permettono, come puoi vedere qua, questo tipo di attività per cui il cinetocore viene tirato verso le porzioni dei poli del fuso. Per quanto riguarda invece l'anafase B, i microtubuli interpolari si allungano e quindi i due poli del fuso si allontanano, sempre ad opera di due forze distinte. Quindi nel complesso, nell'anafase B, i microtubuli interpolari che sono questi si allontanano, vedi qua, si allungano e allontanano qua queste due porzioni, che sono i poli del fuso. Quindi ci sono due forze distinte. La prima è legata a specifiche proteine motrici che permettono lo scorrimento dei microtubuli interpolari. Vedi qua, una specie di rotaia, una specie di binario. Quindi i microtubuli scorrono tra di loro in questa porzione e poi oltre a questo avviene il legame dei microtubuli dell'aster con la cortex della cellula. Quindi ricordati che i microtubuli dell'aster non interagiscono tra di loro, però si legano qua alla cortex cellulare. Cos'è la cortex cellulare? Essenzialmente è una struttura che si trova sotto la membrana plasmatica, formata da componenti micro, essenzialmente diciamo del citoscheletro, come ad esempio l'actina. Quindi questi microtubuli, legandosi a questa cortex, esercitano un'attrazione nei confronti dei microtubuli che quindi si allontanano. Quindi, oltre ad avere questo movimento sulle proteine motrici, avremo anche questo movimento proprio a livello della cortex e quindi alla fine i due cromosomi si allontaneranno ancora di più, così come i fusi si sposteranno i poli della cellula. Quindi ricordate questa caratteristica. E allora, in base a questo meccanismo di separazione, durante l'anafase cosa succede? Che come abbiamo la trazione dei cromosomi, i cromosomi assumono una forma caratteristica che è quella che puoi vedere qua, che è proprio dovuta alla posizione del centromero sul cromosoma. Ti ricordo che il centromero è detta anche costrizione primaria, si può vedere quando il cromosoma inizia a formarsi, quindi quando la cromatina raggiunge un certo grado di condensazione e spiralizzazione si può vedere. Questa costrizione tiene uniti i due cromatidi fratelli, può essere a livello centrale, in questo caso si parla di cromosoma metacentrico, può essere submetacentrico se si trova tra la parte di mezzo e diciamo la metà del cromosoma, è quasi la fine, l'acrocentrico se è molto vicino alla fine e il telocentrico se il centromero è alla fine. Quindi a seconda del cromosoma metacentrico, submetacentrico, acrocentrico, telocentrico, la morfologia nell'anafase sarà diversa. Se il centromero è metacentrico, troveremo in questo caso una forma V del cromosoma figlio che si sta separando. Quindi qua avremo il cromosoma singolo, non più duplicato, che si sta separando a forma di V. Questo viene trascinato a forma di Y, questa è una Y con una parte un po' più corta e questa è a forma di I, se lo vogliamo immaginare così. Quindi abbiamo visto in questo video l'anafase, in questa immagine vedi l'anafase in una cellula, puoi vedere qua la metafase, la differenza tra metafase e anafase è la separazione, come puoi notare qua, dei cromosomi. Quindi dovresti sicuramente ricordare questo. Poi, se non ricordi l'anafase A e l'anafase B, diciamo, non è molto importante, però devi ricordare che nell'anafase avviene la separazione dei cromosomi.
quindi si allontanano dal piano della metafase e si portano verso i poli della cellula. Qua puoi vedere molto bene l'aster, inoltre vedi che qua ci sono una sorta di contatto che si stabilisce tra i microtubuli e la cortex della cellula, mentre qua non si vede molto bene, c'è questa sostanza interposta, quindi ricordati queste caratteristiche, soprattutto la divisione dei cromosomi. Ti ricordo che mentre qua si parla di cromosoma duplicato con i cromatidi fratelli, qua si parla di cromosomi figli con i cromatidi figli. Quindi ricordati questa distinzione, poi dipende sempre dall'autore. Comunque, se hai dei problemi o dei dubbi su questo argomento, come sempre, puoi lasciare un commento. Nei video successivi analizzeremo altre caratteristiche della mitosi e parleremo soprattutto dell'ultima fase, la cosiddetta telofase.